omicidio Panzieri. Dopo una lunga udienza al Tribunale di Pesaro arriva il rinvio a giudizio per Michael Alessandrini. Al Santuario del Beato Sante di Monbaroccio risplendono i capolavori d'arte sacra restaurati grazie alla Regione Marche. Baldelli, valorizziamo per fedeli e turisti i luoghi simbolo della nostra identità cristiana. 41 anni fa moriva il marò Filippo Montesi, i marinai d'Italia lo hanno ricordato con una significativa cerimonia. Alla scoperta di Colli al Metauro con i trekking primaverili, appuntamento a domenica 7 e 14 aprile. In programma percorsi speciali gratuiti e aperti a tutti. Grande successo per San Costanzo, capitale della cultura. Dal 18 al 24 marzo, una settimana ricca di eventi tra storia, teatro ed enogastronomia. 40 anni spesi in favore del Centro Sportivo Italiano. A Francesco Paoloni il Discobolo d'Oro al Merito 2023. Volley con la Smart System, podismo con la SD Marotta Mondolfo Run e il calcio con l'Alma Juventus Fano. Questa sera su Fano TV torna Sportissimo. Martedì 26 marzo, benvenuti cari telespettatori a questa nuova edizione del telegiornale di Fano TV. Rinvio a giudizio per Michael Alessandrini, il reo confesso dell'omicidio di Pierpaolo Panzieri. Oggi si è svolta l'udienza al Tribunale di Pesaro. Il servizio di apertura è di Marco Lonigro. Nuova udienza per l'omicidio di Pierpaolo Panzieri, il giovane pesarese ucciso a coltellate nella sua abitazione di Via Gavelli a Pesaro. Il reo confesso, Michael Alessandrini, oggi assente, nella precedente udienza di febbraio aveva reso dichiarazioni spontanee ammettendo che era innamorato di Pierpaolo, una rivelazione che ha trasformato in delitto passionale quanto accaduto la sera del 20 febbraio 2023. Un delitto passionale che esclude l'aggravante della premeditazione, così da spingere i legali dell'indagato, Asole e Taormina, a presentare la richiesta di rito abbreviato. Dura la reazione di Fabio Anselmo, uno degli avvocati della famiglia Panzieri. A me piacerebbe che i periti potessero prendere visione di ciò che è accaduto all'udienza scorsa, di come si è comportato, del suo calcolo, della sua freddezza e delle modalità con cui poi è scappato cercando di sottrarsi poi all'esame e alle domande, alle nostre domande. Questo è estremamente significativo. Ci sta prendendo in giro. A me Alessandrini fa paura, ma fa paura veramente, perché raramente mi è capitato di incontrare e incrociare uno sguardo così freddo, così calcolatore, così preciso in una persona che è accusata di aver commesso un gravissimo delitto e che rischia l'ergastolo. Oggi presenti al Tribunale di Pesaro i genitori e gli amici di Pierpaolo Panzieri. La lunga giornata, iniziata in mattinata, si è conclusa con il rinvio a giudizio pronunciato nel tardo pomeriggio al prossimo 3 luglio. Andiamo a fare il processo nella sede in cui un processo come questo va fatto in relazione alla gravità degli avvenimenti. Era quello che ci aspettavamo da questa udienza ed è quello che abbiamo avuto. Rinvio a giudizio con i tre capi di aggravanti. È quello che ci aspettavamo e siamo contenti che la giustizia per adesso ha risposto in questo modo, perché veramente mio figlio non meritava una fine così. E la crudeltà c'è, la premeditazione c'è e i futili motivi ci sono. Andiamo sì a giudizio con quelle tre aggravanti, ma in realtà ora lo possiamo dire nelle famose due ordinanze che ha fatto appunto il GUP, quella dove ci ha rigettato, no? Le richieste che avevamo avanzato, comunque ha dato degli spunti correttivi da un punto di vista processuale, cioè del tipo un'integrazione di perizia, non la concedo qua, ma nulla esclude che la potete chiedere in Corte d'Assise, cosa che giustamente faremo.
Ora ci spostiamo a Monbaroccio, più precisamente al santuario del Beato Sante, dove sono in corso importanti lavori di restauro grazie a dei finanziamenti da parte della Regione Marche. Vediamo. Al santuario del Beato Sante a Monbaroccio risplendono i capolavori di arte sacra restaurati grazie alla Regione Marche, che ha stanziato un finanziamento di 200.000 euro per questo luogo di fede immerso nella natura e frequentato da tante persone. Questa mattina, visita dell'assessore regionale Baldelli, del sindaco Petrucci, insieme ai frati che frequentano il convento, fondato dai francescani nel 1223 e dedicato a Frate Sante, vissuto nella seconda metà del 300 e ancora oggi venerato dalla popolazione locale. Siamo qui in un luogo dell'identità della nostra regione, un'identità plurimillenaria, nel santuario del Beato Sante, durante le celebrazioni degli 800 anni della sua fondazione. La regione ha voluto essere vicina ai frati che qui risiedono e custodiscono questo convento con un contributo di 200.000 euro con il quale si è dato avvio a una serie di restauri, alcuni dei quali termineranno proprio per la giornata della Santa Pasqua, come il restauro degli altari della Madonna o l'altare dedicato a San Francesco. Ma poi i restauri proseguiranno con il restauro dell'antico refettorio, ma anche con il restauro da parte del chiostro dove in questo momento ci troviamo. Insomma, dobbiamo custodire quella che è la nostra identità, quella che è la nostra cultura, quella che è la nostra arte e storia, per conservare quello che ci hanno lasciato nei secoli chi ci ha preceduto, ma anche per custodire per il futuro questa grande ricchezza. Una ricchezza di spiritualità, ma anche una ricchezza per l'attrattività turistica, culturale e artistica della nostra regione. Insieme all'amministrazione comunale abbiamo fatto sinergia per far sì che oggi al Beato Sante vadano avanti quei lavori iniziati con l'ottocentesimo. Lavori per 220.000 euro grazie a un importante contributo della Regione Marche, atta al recupero del campanile, degli altari all'interno della chiesa, del refettorio, nonché del chiostro, e alla Fondazione Cassa di Risparmio che ci ha permesso e concesso di intervenire su un altro altare all'interno della chiesa per 220.000 euro che arricchiscono non solo la comunità monbaroccese ma tutti coloro che vengono a trovarci in questo meraviglioso santuario che non solo è stato oggetto dell'ottocentesimo anno poc'anzi alla scadenza del 2023 ma che sarà parte interattiva e importante per quello che è il percorso Cultura 2024 che vedrà Monbaroccio e il Beato Sante protagonisti nella Settimana della Cultura dal 15 al 21 luglio. Noi siamo i frati che abitiamo in questo luogo, quindi siamo i custodi, perché in pratica non siamo i padroni, questo è un bene dell'Italia, del comune, di tutti quanti, quindi però ogni cosa che viene fatta per rendere più attraente, più bello questo luogo per noi è importante e quindi ringraziamo di cuore la regione, il comune, tutti loro che si sono dati da fare per abbellire prima di tutto gli altari della chiesa, ma poi anche l'antico refettorio, anche il chiostro dove ora noi siamo. E il vescovo dell'arcidiocesi di Pesaro, Sandro Salvucci, ha fatto visita ai reparti dell'ospedale di Pesaro in occasione della Santa Pasqua. Un gesto di vicinanza ai malati e al personale sanitario per il lavoro che svolgono ogni giorno. Il vescovo, accompagnato dal direttore generale Nadia Storti, ha offerto momenti di conforto e speranza a coloro che trascorreranno il periodo pasquale lontano dalle proprie case a causa di malattie. Monsignor Salvucci ha anche espresso la propria gratitudine al personale sanitario per il loro impegno instancabile e ha offerto le sue preghiere per la guarigione e il benessere di tutti coloro che si trovano in difficoltà in questo periodo. Davanti alla grande ancora che contrassegna il monumento ai marinai in via Nazario Sauro a Fano, dove si trova anche un piccolo monumento in ricordo di Filippo Montesi, sabato scorso i marinai d'Italia hanno ricordato il sacrificio di questo giovane militare morto 41 anni fa. Il servizio di Massimo Foghetti. Non hanno mancato anche quest'anno i soci dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia di ricordare dell'anniversario della sua morte Filippo Montesi, il marò di San Costanzo
deceduto in seguito ad un attentato compiuto dalle forze eversive in Libano, mentre con il battaglione San Marco era presente in quel paese per compiere una missione di pace. Sabato scorso i soci dell'ANMI, con il loro presidente Fabio Launaro, il sindaco di Fano Massimo Seri, il sindaco di San Costanzo Filippo Sorcinelli, il vescovo Andrea Andreozzi, i parenti della giovane vittima, le autorità militari e le forze dell'ordine, hanno organizzato una cerimonia di commemorazione davanti al monumento dei caduti in via Nazario Sauro. Per noi è un modello Filippo, quindi il nostro proposito è quello di continuare a ricordarlo ogni anno, ma non solo ogni anno il 22 o il 23 di marzo, ma cercare di diffondere la conoscenza di quello che Filippo è stato durante tutto l'anno, coinvolgendo il più possibile associazioni e anche giovani ragazzi delle scuole, perché credo che sia importante che le nuove generazioni sappiano che cosa è successo in passato e che cosa un ragazzo è in grado di fare, che esempio è in grado di dare. Questi sacrifici hanno anche aiutato gli italiani a ricordare in modo diverso chi fa il proprio dovere e chi purtroppo perde la vita in queste situazioni. Noi speriamo naturalmente che la situazione che c'è adesso in Europa e in Medio Oriente non peggiori, che non ci siano altri giovani che potrebbero subire lo stesso destino, però so che sono comunque tutti pronti ad accettare i rischi della propria professione e anche a difendere, no, l'onore della patria. All'interno del Palazzo Valentini di Roma si è svolto il convegno nazionale sull'educazione alimentare nel mondo della scuola, promosso da Food Insider, che ha visto istituzioni governative, amministrazioni locali ed esperti confrontarsi e discutere sul tema della ristorazione scolastica e al fine di premiare le mense più virtuose. Per la sesta volta Fano ha raggiunto il podio, affermandosi per il terzo anno consecutivo prima a livello nazionale, tra le realtà più avanzate rispetto all'educazione alimentare e alla qualità dei menù proposti. Un ulteriore riconoscimento per i servizi educativi del Comune di Fano, ha dichiarato l'assessore Samuele Mascarin e il dirigente Ignazio Pucci. Fino a 2.400 pasti al giorno, oltre 500.000 pasti all'anno, prodotti in 9 cucine e distribuiti in 33 strutture scolastiche. Un impegno quotidiano per ampliare, migliorare e innovare i servizi scolastici che dimostra concretamente cosa voglia dire essere la città delle bambine e dei bambini, ha concluso poi il sindaco Seri. Ed ora ci spostiamo al TAG Hotel di Fano, dove nei giorni scorsi si è svolto un convegno dedicato alla inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro. Sentiamo. Nuove convenzioni tra aziende e cooperative sociali. Di cosa si tratta? Beh, queste sono convenzioni importanti perché l'obiettivo è quello dell'inclusione. Noi sappiamo che c'è un tema delicato e non facile da perseguire, quello di includere ragazzi che hanno delle fragilità, che nel loro percorso di vita ci devono essere anche le esperienze lavorative. E in questo, se non c'è dialogo tra pubblico e privato, tutto si rende più complicato. Questa è una risposta per inserire, includere, coinvolgere il maggior numero di persone con questi tirocini, con questo coinvolgimento di esperienze lavorative, ma sono anche una risposta sociale, perché banalmente è anche un aspetto che porta beneficio ad una comunità nel suo insieme e beneficio anche in termini economici sociali, oltre che a dare una risposta proprio di crescita, di coinvolgimento, di autostima e di opportunità per le persone. Nello stesso tempo bisogna avere anche una creatività per poter coinvolgere, anche tenendo conto delle esperienze che possono esserci in queste persone. Non si può sempre banalizzare mantenendo solo determinati profili, quindi è un bel punto di partenza. La strada è complessa, non è semplice, però è fondamentale per lo sviluppo e la crescita di un territorio e per l'inclusione di tante persone. Vi sono dei tirocini di inclusione, in cosa consistono? I tirocini di inclusione sono, diciamo, una forma relativamente nuova di tirocinio
riservata a persone in situazione di, si chiama fragilità o comunque di emarginazione dal mercato del lavoro. E dal 2018 esiste una delibera regionale in base alla quale vengono promossi e sono diventati in questi anni uno dei principali strumenti di, con cui sia gli enti locali che sanitari che, insomma, che promuovono, diciamo, l'ingresso nel mercato del lavoro di persone che altrimenti ne sono escluse. Ecco. Questi tirocini possono avere una funzione proprio di reinserimento o talvolta anche solo riabilitativa, insomma, di, per persone che comunque all'interno di un contesto di lavoro trovano una dignità, anche un minimo, diciamo, di indennità economica, anche se è molto limitata comunque. Quali sono le tipologie di aziende che hanno aderito al progetto? Ma un po' di tutti i tipi. Noi adesso presenteremo dei dati, anche, diciamo, in parte sono cooperative, in parte sono enti pubblici, ma c'è anche una quota consistente di aziende private, di un po' di tutti i settori, dalla manifattura al commercio, al turismo, ai servizi. È importante che l'inclusione sociale diventi parte proprio anche della strategia di qualsiasi azienda, non solo per una questione di immagine, ma proprio per una questione anche di qualità del lavoro, di piacevolezza anche di stare al lavoro. E continuiamo a parlare di inclusione, ma anche di cultura alla disabilità, con il progetto di AGFI e del Polo 3 di Fano. Acquistando delle colombe pasquali confezionate con foulard elaborati graficamente dagli studenti, sarà possibile sostenere la costruzione di un futuro lavorativo migliore. Studenti e AGFI insieme per l'inclusione. Quando è nato il progetto Volart e qual è l'obiettivo? È un progetto che nasce con una finalità precisa, quello di pensare gli studenti oltre la scuola. Quindi abbiamo pensato a una grafica che poteva essere trasferita su un prodotto che poi canalizzasse questo messaggio. Questo progetto si chiama Volart, è qualcosa che deve andare oltre, infatti è pensandoci oltre la scuola. Quindi con questa, diciamo, con queste grafiche noi vogliamo arrivare alle aziende. Perché? Perché l'azienda avrebbe un valore aggiunto al suo interno, in quanto attraverso il packaging che potrebbe essere utilizzato appunto con delle stampe che nascono dalla scuola, si trasferisce un messaggio diverso, quello di riconoscere le abilità. Le abilità che non diciamo devono essere assolutamente valorizzate e diciamo il prodotto che è stato realizzato è un prodotto di qualità, anche la stessa colomba che è avvolta da questi bellissimi foulard è una colomba di qualità e questi foulard in pratica l'avvolgono proprio per dargli una, diciamo, un valore altro oltre appunto alla colomba pasquale. Questa progettualità nasce chiaramente pensando il ragazzo oltre la scuola, proprio per pensarlo all'interno di un percorso di orientamento lavorativo, quindi come TIS, per poi ci auspichiamo per un discorso di assunzione. E in questo percorso sono stata coadiuvata dal dottor Lucci, è un sociologo del lavoro che ha sempre seguito gli inserimenti lavorativi. Quando e dove saranno possibili acquistare le colombe? Saremo a lungo Corso Matteotti, precisamente davanti a San Tommaso, mercoledì 27, e mentre è sabato 30, vicino nella zona del Pino Bar, in fondo al corso, dalle 9 alle ore 13. Qual è stato il compito svolto dagli studenti? Un compito di realtà, nel senso che c'è un committente ben preciso che ha delle esigenze, noi siamo un indirizzo che lavora sulla grafica e la comunicazione e quindi il committente ha raccontato ai ragazzi quali fossero le esigenze e quindi loro hanno lavorato su un prodotto che doveva soddisfare le caratteristiche richieste dal committente. In questo caso il committente è un committente d'eccezione perché la finalità, diciamo, del prodotto finale è quella di finanziare un'associazione che si occupa di inclusione, argomento al quale siamo particolarmente attenti, quindi questo compito di realtà non solo ha stuzzicato e ha fatto lavorare i ragazzi mettendo alla prova la loro creatività e stimolando la loro creatività, ma soprattutto ha dato grossi spunti di riflessione in un percorso di cittadinanza attiva alla quale la scuola non può non rispondere quotidianamente. A
Allora, gli studenti inizialmente hanno creato il naming per questo progetto, hanno deciso di chiamarlo Volarte, proprio per far capire che attraverso la creatività è impossibile raggiungere i propri obiettivi, quindi anche un'autonomia economica e lavorativa. Quindi per me è stato un progetto molto importante per loro, perché hanno avuto l'occasione di mostrare le proprie competenze, ed è importante che si venga a creare un canale tra l'azienda e la scuola che agevoli l'inserimento degli studenti proprio in un contesto lavorativo, attraverso anche queste esperienze pratiche nelle quali si confrontano con un committente reale e vengono anche gratificati dal fatto che poi il prodotto venga effettivamente impiegato sul territorio. Dopodiché abbiamo creato delle texture, ossia dei motivi ornamentali ripetitivi che potessero essere idonei a essere utilizzati sia come involucro per la colomba, quindi sufficientemente festosi e allegri, ma al contempo anche essere impiegati come un foulard, quindi da chi lo riceve il regalo. Ed ora cambiamo argomento per parlare di Pesaro, capitale della cultura, che ha portato San Costanzo ad essere protagonista per una settimana. Tante le iniziative tra storia, teatro ed enogastronomia che hanno riscontrato un grande successo. Ce ne parla Cristiana Guerra. San Costanzo protagonista per un'intera settimana. Dal 18 al 24 marzo, infatti, il comune ha vissuto un ricco programma di eventi nell'ambito del progetto simbolo di Pesaro 2024, 50x50 capitale al quadrato. 7 giorni di colori, odori, sapori e folklore, con oltre 30 iniziative per il gusto della cultura, la cultura del gusto, il programma che ha evidenziato l'immensa ricchezza del territorio. Ad aprire il calendario lunedì 18, una mostra a Palazzo Cassi, per poi proseguire con incontri di lettura, presentazione di libri, menù dialettali, musica, spettacoli, alla crescita della stacciola e l'accensione del forno pubblico. Sabato pomeriggio, dopo la gara di lancio del formaggio a squadre, tipico della tradizione rurale e riconosciuto dal CONI, lo spettacolo in teatro Andar per Fiabe e la conferenza Siamo ancora umani, tenutesi presso la sala del municipio. È andata veramente molto bene e questa concentrazione di appuntamenti, oltre 30 iniziative in soli 7 giorni, ha portato veramente tanti concittadini, ma soprattutto tanti visitatori da fuori provincia e da fuori regione a scoprire San Costanzo, a scoprire la nostra comunità sotto i tanti profili che la caratterizzano durante i 12 mesi dell'anno. Ma in questa settimana abbiamo voluto concentrare tutte queste iniziative culturali, soprattutto enogastronomiche, quindi mettendo insieme tutte quelle realtà associative che compongono la nostra comunità: attori, registi, poeti, ristoratori, cuochi, maestri polentari. Veramente abbiamo pensato di poter comunicare al meglio la nostra settimana, non cercando i fuochi d'artificio, ma comunicando quello che già di meglio sappiamo fare durante tutto l'anno. Seguire la Sagra delle Sagre, tutti insieme appassionatamente, dove le associazioni che organizzano eventi si sono trovate in piazza Perticari per mostrare i piatti tipici delle proprie feste. La polenta di San Costanzo, la crescia della stacciola a cura della Proloco, la trippa cerasana e lo stufato di cinghiale, oltre ai dolci realizzati dall'associazione Pensionati Cerasa. C'è stata una grande partecipazione, ma soprattutto chiaramente la cosa che ci è piaciuta di più è che siamo riusciti a mettere insieme veramente tutto, a descrivere tutto quello che c'è in questo territorio tutto l'anno e soprattutto a metterli insieme, a creare anche sinergia fra le associazioni e in modo da così dare un'idea nuova, non so, moderna, di un nuovo modo di promuovere il territorio e di fare le cose. Fare le cose insieme, unirsi, è forse l'unico modo per affrontare questi tempi che sono estremamente complessi. Nel nostro piccolo penso che abbiamo così avuto un'idea e abbiamo cominciato una strada che spero che è cominciata, sì, lunedì, ma non è finita con domenica 24, ma andrà avanti, spero ancora per un bel pezzo. Dopo
Dopo il successo delle iniziative promosse dalla diocesi di Fano, Fossombrone e Cagli Pergola nell'ambito della settimana fanese di Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, sarà ancora possibile visitare il Museo Diocesano di Fano in un'apertura straordinaria pasquale sabato 30 marzo al Centro Pastorale Diocesano in via Roma 118. Saranno effettuati due turni di visita, uno alle 10.30 e l'altro alle 16. In particolare alla sezione del lapidario con il suo campionario di reperti epigrafi e alla raccolta museale con opere di interesse storico, artistico e liturgico, nonché ad alcuni beni archivistici quali codici di epoca medievale e partiture musicali manoscritte. Per partecipare occorre prenotarsi all'indirizzo della diocesi, fanodiocesi.it, fino ad esaurimento posti. L'ingresso è libero. Scoprire colli al Metauro tramite i trekking primaverili. Appuntamento domenica 7 e 14 aprile con percorsi speciali gratuiti e aperti a tutti. Natura e cultura enogastronomica si intrecciano grazie a Trekking Primaverili, l'evento organizzato dal comune di Colli al Metauro che permette di scoprire tramite passeggiate la storia e le bellezze naturalistiche del territorio comunale. Ottima la partecipazione nelle precedenti edizioni e quest'anno verranno proposti due percorsi speciali, gratuiti e aperti a tutti. Una terza edizione di Trekking Primaverili che si svolgerà il 7 e 14 aprile. Dopo gli importanti risultati degli anni precedenti, torniamo appunto a riproporre questa iniziativa. È un'iniziativa in cui il comune di Colli al Metauro insieme alla travel blogger Valentina Pierucci crede molto, è un'occasione di promozione turistica per il turismo sostenibile appunto che ci sta dando dei grossi risultati e dei grossi riscontri. Oltre l'80% dei partecipanti vengono da fuori comune e addirittura anche da fuori regione, quindi a riprova insomma della bontà dell'iniziativa. Quello che cerchiamo di fare è mettere in rete le varie realtà del territorio tramite questa appunto iniziativa dei trekking. Quest'anno in particolare ci andremo a visitare un'azienda vinicola e un'area archeologica che fa parte della rete della Via Flaminia, per cui ecco, mettiamo diciamo in contatto, in comunicazione più realtà del nostro territorio. Domenica 7 aprile sarà protagonista Monte Maggiore al Metauro con il suo vino Bianchello. Trekking nell'area archeologica di Tavernelle invece per il 14 aprile. In programma anche un terzo percorso per la settimana che Pesaro, capitale della cultura, dedicherà al comune di Colli al Metauro. L'iniziativa Trekking Primaverili è organizzata dal comune di Colli al Metauro con la collaborazione della travel blogger Valentina Pierucci. Diciamo che in questi trekking mettiamo insieme un mix di ingredienti e andiamo a scoprire quelle che sono le radici della nostra storia, della storia del territorio di Colli al Metauro, che ci offre tanti spunti, quindi dall'enogastronomia all'archeologia, perché Colli al Metauro ha un'origine romana, andremo appunto a scoprirli passo dopo passo. E il 7 aprile sarà con noi Nicoletta Tagliabracci, ambasciatrice AIS, sommelier e ambasciatrice dell'enogastronomia del nostro territorio e delle sue eccellenze, e andremo alla scoperta del vino Bianchello. Il 14 aprile invece sarà la volta dell'archeo trekking, scopriremo le origini romane di Tavernelle con la dottoressa Vanessa Lani, direttrice dei musei della rete della Via Flaminia. Quindi un appuntamento per tutti, la partecipazione è gratuita, vi aspettiamo. Sabato scorso nella Sala della Concordia del Comune di Fano, Francesco Paoloni, vicepresidente del CSI provinciale, ha ricevuto il Discobolo d'Oro al Merito 2023, un riconoscimento per i 40 anni spesi in favore del Centro Sportivo Italiano e che segna l'inizio dei festeggiamenti per gli 80 anni del Comitato. Ce ne parla Matteo Del Vecchio. Una sala della Concordia gremita per rendere omaggio ad un uomo che è e sarà sempre l'anima del Centro Sportivo Italiano di Fano. Francesco Paoloni, fanese classe 1966, ha ricevuto sabato scorso il Discobolo d'Oro al Merito 2023, il più alto riconoscimento che l'Associazione di Promozione Sportiva attribuisce a coloro che negli anni hanno promosso e valorizzato gli ideali di una realtà che nel territorio provinciale trasmette sani principi dal 1944.
visibilmente commosso il protagonista della giornata, attirato in sala della Concordia con un tranello da parte di chi, da mesi, era alle prese con l'organizzazione di questa festa sorpresa. Mi avete fatto una gran sorpresa in questo sabato mattina, quindi non ho veramente parole, ma non è un modo di dire, è veramente così, perché l'effetto sorpresa è stato talmente grande che ancora mi devo riprendere, perché qui in questa sala ho visto tutte le persone, molte delle persone che mi hanno accompagnato in tutti questi anni, e quindi è una cosa veramente bella. Io ho passato nel CSI 40 anni e sembra ieri che avevo iniziato da appena 18enne, forse anche 16enne, a lavorare col CSI, con i primi tornei al Duomo, e alla fine ci siamo ritrovati qua con questa sorpresa. Dire grazie è poco, ma è la roba migliore, diciamo un grazie a caratteri maiuscoli. E viva il CSI che mi ha dato questa possibilità di conoscere amici fantastici e persone favolose. Grazie. A consegnare il discobolo d'oro al vicepresidente CSI è stato direttamente il sindaco Massimo Seri, che ha speso parole d'elogio per il Paoloni sportivo, ma soprattutto per il Paoloni uomo, capace di coinvolgere persone di tutte le età in iniziative di carattere sportivo e sociale. Francesco Paoloni è un grande esempio, è una persona di grande valore, ma soprattutto una persona che ha dato se stesso per la comunità, per il CSI, ma per tutti coloro che sono passati attraverso il CSI, ma non si è fermato lì. La sua opera, la sua sensibilità si è estesa anche nella città attraverso tante altre iniziative. Quindi questo momento, questo riconoscimento è un modo per dirgli grazie per tutto quello che ha fatto in questi anni, per l'affetto che ha messo, ma soprattutto per l'esempio che ha dato a tutti noi. Entrato nel direttivo del CSI nei primi anni 90 e divenutone un elemento cardine, a Paoloni va dato il merito di aver ideato e portato avanti campionati storici come quelli di calcio a 8, calcio a 5 e pallavolo, attivi ormai da oltre 30 anni, ma anche quello di aver avviato tante campagne di sensibilizzazione come quella in favore della donazione di sangue o per l'allontanamento dei giovani dal fumo e dalle droghe. Ma forse, come ricordato più volte dagli intervenuti, il vero merito di Checco, così come tutti lo chiamano a Fano, è stato quello di aver coinvolto tanti ragazzi che poi hanno seguito il suo esempio, rimanendo fedeli al CSI, come quel Marco Pagnetti, ora presidente provinciale, che insieme a tanti altri collaboratori è alle prese con gli eventi per l'80° compleanno del comitato. E se il CSI Fano, che era zonale, poi è diventato comitato Pesaro-Urbino, è quello che è, il merito è il suo, è di tanti ragazzi che hanno orbitato e lui è riuscito a coinvolgere in questa iniziativa. Sono contento perché iniziamo con questo grande evento per poi spostarci a luglio con le finali nazionali sport di squadra a Pesaro dal 10 al 14 luglio e poi finire intorno a settembre, i primi di settembre, perché il comitato zonale è nato il 2 settembre del lontano 44, faremo una conferenza, un convegno dove coinvolgeremo diverse realtà territoriali in cui si parlerà magari di sport, oratori, educazione. Tanti auguri dunque al CSI e congratulazioni a Francesco Checco Paoloni, un uomo che da 40 anni porta avanti degli ideali e che è e sarà sempre l'anima del Centro Sportivo Italiano di Fano. E anche questa sera continueremo a parlare di sport nel nostro programma condotto da Andrea Amaduzzi, Sportissimo. Sentiamo le anticipazioni. Il momento sempre delicato dell'Alma Juventus Fano, a cavallo tra il tonfo di Senigallia e la gara casalinga infrasettimanale con l'Atletico Ascoli, in apertura dell'edizione di stasera di Sportissimo. Ci occuperemo però anche di pallavolo con la Smart System, che ha chiuso la stagione regolare al secondo posto in battuta in casa e si appresta ora ad affrontare i playoff promozione, avversario del primo turno Modica. Infine il podismo con Valeria Baldassarri, atleta di punta della Marotta Mondolfo Run, reduce dalla sua partecipazione alla maratona di Chattanooga, che è gemellata con la Colle Marathon al via il prossimo 5 maggio. Con lei il presidente della Marotta Mondolfo Run, Lorenzo Isotti. A tra poco. Chiudiamo qui il nostro telegiornale, subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire un approfondimento con Cora Fattori, candidata alle primarie del centro-sinistra di Fano per Più Europa e poi la nuova puntata di Sportissimo. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata sul canale 19.
Thank you.